a tutti e bentornati in una nuova puntata di Radio CICAP, che credo sia la 51esima, non che serva a nessuno saperlo, perché l'importante era sapere quella prima, però vabbè, è andata così. Io sono Enrico, c'è sempre Sonia, c'è Serena, ciao! 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 Visto? Ci sono, non dico bugie. E del CICAP non diciamo mai bugie, mai. Lo sanno tutti. No, anzi, siamo qua per smentire le bugie. Alcune persone che ci sono in giro potrebbero dirti l'esatto opposto, però... sappiamo che sono persone strane. Noi glielo chiediamo. Spesso sono persone un po' particolari, quindi lasciamo stare. Ma non importa. Allora, quando comincia Enrico, ve lo perdete sempre. Io voglio che gli ascoltatori cronometrino, e l'ho detto scorrettamente senza leggere, il tempo di introduzione mio, di Serena e di Enrico. Facciano un confronto, uno schemino, un excelino, e poi a fine anno vediamo, eh? Sì. Anche questo va nel gioco per il Monte certo. Premi. Ok, va bene. Ovviamente. Okay. Io meno di un minuto prima che mi interrompessi stavo già arrivando a, diciamo, le cose istituzionali e poi presentiamo l'ospite. Istituzionalizzaci, dai, su. Può farlo Serena. Serena ha voglia di farlo. Guarda che faccia che è di una persona che ha voglia di farlo. Vabbè, tanto ormai è sempre la solita vecchia storia, che ci potete trovare sui vari posti. Social network. Dediti per l'ascolto del podcast, Spotify. Ah no, tu volevi partire dai social. Ah no, va bene, per le piattaforme di ascolto di podcast. Ma io non sono ragione, brava a fare i saluti istituzionali, lo sai, vabbè. Io prendo le cose sempre un po' alla carlona. No, allora, ci potete ascoltare su Spreaker, Spotify, iTunes e mille altre cose che sì, si aggiungono di volta in volta, no? Esatto, e ecco. Potete venire a trovarci su YouTube, dove visto che magari... volete anche vedere gli altri video che vengono postati dal CICAP, potete iscrivervi e cliccare sulla campanellina, che così vi arrivano le notifiche. Sì, e tutto quanto. Poi siamo sui social, Facebook, Instagram e Twitter. I canali del comitato e la cara vecchia mail podcast@cicap.org. Esattamente, dove potete iscriverci per indovinare qual è la puntata, l'unica puntata regolare non speciale di questa stagione. Ecco. Detto questo, anche questa è una puntata speciale. Ah sì? Beh sì, per forza. Beh, parliamo sì, di un argomento estremamente speciale. Parliamo di scienza. E ne parliamo con... una cosa di cui non parliamo mai. Va bene, oggi ne parliamo proprio nello specifico. Parliamo di scienza e ne parliamo con Michele Bellone, che è giornalista e editor di saggistica per Codice Edizioni. Ciao Michele. Ciao Michele. Ciao a tutti. E grazie di avermi invitato qui da voi. Si sta già pentendo in realtà, perché ha visto che aria tira ormai qua. La professionalità e la serietà erano robe di due stagioni fa. Aspetta, io vorrei partire già subito con una domanda importante sulla scienza. Scienziati. Però sono indeciso se prenderla dal punto di vista di Magic the Gathering o di... che è il gioco di carte, quello nerdissimo che vabbè, si giocava negli anni 94-95, lo dico o dei vari o dei vari videogiochi. Cioè parliamo del mana, ci serve il mana per vivere? Mana. Domandona. Chi è che stava cantando mana mana? Serena? Io? No, io. A sto giro non sono... Uffa, oddio santo, a sto giro... Oh mamma, so già che sarà difficile questa cosa. Probabilmente. Ci serve il mana per vivere? Che domandone. Se vivessimo in Magic the Gathering, sì, probabilmente. Secondo le popolazioni nelle quali è stato inventato, in quelle quali è nato il termine mana, diciamo che era... quindi insomma siamo la parte della Polinesia, anche per loro era fondamentale per vivere il termine mana. Poi appunto se dobbiamo evocare delle creature in Magic the Gathering diventa assolutamente essenziale. Però non so se era proprio questo che volevi che io ti dicessi. Sì, era esattamente questo, era esattamente questo. E adesso, giusto perché non ci prendono per completi psicopatici, quei tre ascoltatori che sono rimasti e che non hanno gettato via il device con cui ci ascoltano, che non sono chi non ti tre. Segue, quei tre, esatto, chi non ti segue non lo sa, e devono essere pochi, spero, tra i nostri ascoltatori, e quindi dovrebbero venirti a seguire sui social, su YouTube, eccetera. Tu ti occupi di raccontare la parte scientifica dietro a serie TV, cioè ti occupi nel tuo tempo libero, nel tuo tempo sui social, dietro a serie TV o giochi, libri, letteratura, insomma storie di questo genere, giusto? Sì, esatto, qualsiasi cosa che sia, diciamo, io uso il termine generico fiction o narrazioni, che siano appunto libri, fumetti, non solo la narrativa intesa come romanzi, e anche giochi, perché comunque anche i giochi a modo loro raccontano delle storie, e mi piace
sia vedere la scienza che c'è dietro quando viene tirata in ballo direttamente, come vengono rappresentati gli scienziati, che ne so, in una serie TV, o più o meno quanto può essere corretta, in genere poco, ma è anche interessante capire il perché, la scienza di certe storie, ma anche andare a cercare quegli elementi scientifici che non sono immediatamente apparenti. Il mana di cui mi hai parlato tu, in quel senso è uno di questi, perché è un'energia magica che consente di fare cose nel mondo di Magic the Gathering, gioco di carte, quindi uso il mana, evoco creature, lancio incantesimi, faccio cose, vedo gente. Però il mana ha un utilizzo interessante da questo punto di vista, perché appunto nasce nella cultura melanesiana e polinesiana ed è un termine che indica un po' diverse cose. Dire magia sarebbe un po' riduttivo, indica una sorta di forza sovrannaturale, una forza spirituale che può essere posseduta sia da oggetti che da persone, e che ha anche un po' a che fare col carisma, quindi è un concetto un po' particolare che viene più sei simpatico, più hai mana? Sì, più o meno. Serena, prima che proseguiamo in questa puntata, tu non hai mai giocato a Magic, vero? Allora, se mettiamo insieme le volte che ho giocato a Magic, forse riesce a fare 12 ore consecutive ma spalmate in diversi anni. No, non sono una giocatrice di Magic. Ok. Io però vabbè, te l'avevo detto di mandarla, cioè sei tu, Vabbè, ma vabbè. Lasciamo finire Michele, per cortesia. Ma no, comunque è più una cosa di autorità che di simpatia vera e propria, ecco, mettiamola così. È la forza della presenza, ecco, di una persona o di un oggetto, è stato importato in Europa dagli antropologi che hanno iniziato a studiare questi concetti. Ma perché a noi interessa? Perché poi è stato portato a sua volta dall'antropologia nel mondo della narrativa da Larry Niven, che era uno scrittore di fantascienza, che aveva scritto anche una serie di racconti fantasy su questo personaggio, una sorta di stregone, il Warlock. Non ha un nome preciso, o meglio ce l'ha ma è impronunciabile. Sono una serie di racconti nel primo dei quali a un certo punto si chiama proprio The Magic Goes Away, la magia che se ne va. Il Warlock vive in questo mondo dove a un certo punto la magia diventa meno efficace, e lui, facendo degli esperimenti, si rende conto che questo avviene quando viene consumata molto, viene praticata molto la magia in un determinato luogo. Allora lì è come se calasse. Poi però se ci si sposta da un'altra parte, allora si è di nuovo in grado di fare incantesimi come prima. E questo perché l'energia che Niven chiama mana, appunto, è una fonte rinnovabile ma non inesauribile, quindi se la si consuma utilizzandola, poi dopo un po' non ce n'è più abbastanza per praticare della magia. E quindi lui appartiene un po' a questo filone del fantasy scientifico che aveva iniziato un po' a sorgere. Era abbastanza in voga a un certo punto questa cosa del fantasy, però con delle basi appunto quasi scientifiche. Adesso nerd alert: se pensiamo alla prima edizione la prima edizione tecnicamente, vabbè, è sempre un po' complicato, comunque all'edizione Scatola Rossa di Dungeons and Dragons e all'ambientazione di Mistara, lì ce l'ha lì sopra, la vedo da qui, brava. e lì c'è il potere magico che è dato dalla radianza, che adesso non lo so, è uno spoiler, ma il gioco ha 40 anni ormai. È stata vincentissima questa, perché non gioca, andiamo avanti. No, ma qui c'è un rischio spoiler enorme, vabbè, proprio. Sì, vabbè, ma ha 40 anni il gioco. Vabbè, io sono per di 20, vabbè. Cioè, comunque nell'ambientazione Mistara, che era l'ambientazione di base, la magia era data da questa cosa che si chiama radianza, e la radianza era in realtà un'astronave di non mi ricordo quale preciso genere, perché l'ultima volta che mi sono interessato a questa cosa era tipo 12 anni fa, quindi di un'astronave nucleare atomica con un motore atomico che si era schiantata, vabbè, a Glantry, però si era schiantata, e da quel punto si radiava l'energia atomica in qualche modo, e invece che uccidere la gente gli dava la magia. Quindi
era di moda nel, almeno questo è inizio anni 80 forse, che vabbè, verso gli anni 80 era di moda provare a mettere queste cose qua. Ma sì, allora il primo vero e proprio filone di, se possiamo chiamarlo così, il tentativo di fare del fantasy scientifico parte più o meno negli anni 40. Ho provato a lanciarlo John Campbell, che è stato un grande della fantascienza, soprattutto come direttore di Astounding Science Fiction, uno di quelli che tipo ha lanciato Asimov, tanto per dare un'idea. E aveva provato anche uno a caso, da poco. E aveva provato anche a lanciare un po' questa sfida ad alcuni autori, cioè di raccontare anche il fantasy, che aveva un'impronta del tutto diversa, utilizzando un po', diciamo, gli strumenti, le strutture narrative della fantascienza anche come interesse scientifico da questo punto di vista. E c'erano stati appunto alcuni che avevano risposto: Prague Camp, Fletcher Pratt, Robert Heinlein, Fritz Leiber, alcuni si sono mossi un po' in questa direzione. E poi sì, un pochino questa cosa è sempre rimasta, e adesso secondo me sta tornando tanto. Sicuramente l'esempio che hai fatto tu con Mistara di certo rientra in questa categoria. E poi c'è anche da dire che comunque in generale per i giochi di ruolo c'è anche un discorso particolare, perché i giochi di ruolo, o più di altre forme di narrativa, hanno bisogno di mettere gli elementi fantastici, di tradurli in un sistema di regole, proprio per poter giocare, e quindi in quel senso anche di sistematizzarli un po'. D'altra parte, tu citavi Dungeons & Dragons, il sistema magico di Dungeons & Dragons non è basato sul mana, ma è basato sulla cosiddetta magia vanciana, che spiego brevemente come funziona. In Dungeons & Dragons tu, se sei un incantatore, memorizzi gli incantesimi, e quando lanci un incantesimo, questo incantesimo si cancella dalla tua memoria, quindi finché non riesci a riposare e a rimemorizzarlo, a studiarlo di nuovo, non lo puoi più utilizzare. E questo era un sistema che era stato inventato, si chiama Vanciana perché era stato inventato da Jack Vance, anche lui scrittore di non solo di fantascienza, di fantastico, in quella che è probabilmente la sua serie più famosa, che è Il ciclo della Terra Morente. Se uno legge uno dei romanzi della Terra Morente, ci trova gente che vola, si teletrasporta in altri mondi, fanno proprio le cose da maghi, è proprio sembra veramente un racconto fantasy. Poi però si scopre già nel primo libro che in realtà tutta questa magia è basata sulla matematica, perché la Terra Morente, il ciclo della Terra Morente è ambientato sulla Terra fra tantissimo tempo, quando il sole si sta per spegnere, si chiama Terra Morente per questo. E quindi l'idea è: si prende la matematica, la si proietta nel futuro così lontano, la matematica applicata chiaramente, lo si proietta così lontano nel futuro che può diventare credibile come se fosse la fonte della magia. Però è un futuro non così difficile da immaginare, forse è anche quella la senso? Sua... Nel senso, almeno io, ma forse perché io sono tarata, non faccio fatica a pensare a un futuro dove ad un certo punto il sole esploderà e tutti noi tante care cose, se ancora saremo qua. C'è quello da dire. In questo mondo. No, è il discorso di mettere qualcosa di fantastico, qualcosa di immaginifico in una chiave di lettura, come dicevi tu, anche sistematica, abbastanza vicina alla realtà. Ah certo, sicuramente. Io nel libro che ho scritto su questi aspetti di scienze fantasy ho provato un po' a ragionare proprio sul concetto di distanza, che è un po' quello che intendi. Diciamolo, il titolo del libro che magari ai nostri ascoltatori interessa. Ah ok, Incanto, storie di draghi, stregoni e scienziati. E questo è uno, ma dopo ne parliamo anche di altri. Sì, sì. Certo. Per Codice Edizione, un libro bellissimo con delle illustrazioni bellissime. Sì, illustrazioni bellissime. Le illustrazioni non sono ovviamente opera mia, sono di Elisa Seitzinger, che è un'illustratrice bravissima e che tra l'altro adesso sta andando veramente sulla cresta dell'onda. Ho visto che uno dei 12 libri candidati allo Strega, Febbre, ha una sua copertina, ha lavorato con Capossela per il Bestiario d'Amore, quindi sta veramente girando tantissimo e sono davvero contento perché ha fatto veramente un gran lavoro nel cogliere un po' gli spunti che io le davo capitolo per capitolo. No, dicevo, la cosa della distanza, la questione della distanza,
che è sia una distanza temporale, cioè appunto la distanza appunto fra la matematica come la conosciamo noi e il mondo fra migliaia e migliaia e migliaia di anni, e quindi mettendo questa grande distanza si può immaginare che la matematica applicata sia progredita così tanto da diventare simile a un qualcosa che noi adesso considereremmo magia. E poi può anche essere una distanza fisica. In questo caso la distanza fisica è accorciata, come dicevi tu, perché si sta parlando della nostra Terra, e in un contesto in cui insomma, chiunque sia un po' appassionato di fantascienza non fatica a immaginare un momento in cui il nostro Sole non sarà più così in forma come è adesso. Quindi giocare un po' su queste distanze, un po' allontanarsi, un po' avvicinarsi, ti crea un qualcosa che è abbastanza lontano da sembrare magico, incredibile, ma anche abbastanza vicino da sembrare plausibile. Allora, un attimo, solo una piccola parentesi prima di andare avanti, perché conosco un certo tipo di popolazione e so che se no potremmo essere invasi popolazioni sono tanti. Lo sappiamo che non tutti gli incantatori di Dungeons & Dragons devono memorizzare, ci sono quelli che memorizzano e quelli che invece hanno i libri e le pergamene. Era per semplificare, capiteci. Ok, ora possiamo andare avanti. Poi dopo mi spiegherete questo disclaimer che cosa significava, ma questo a microfoni spenti. Sì, sì, è che li conosco okay. Da vicino. Quindi, e ne conosco okay. Tanti. Quindi era mettere le mani avanti questo? Sì, sì. Ok, sì, va bene. Giusta precisazione. Ok. Sì, no, sai come sono queste persone, sì. Però, allora, rimanendo nel fantasy, ho guardato un po' dei tuoi video di recente, anche per, insomma, cercando di ricordarsi queste cose qui che normalmente purtroppo non ho più sotto mano così. E hai fatto due video su The Witcher, che è anche abbastanza, diciamo così, famoso in questo momento, sia per la serie TV che per il videogioco. E ho guardato quello sulla spada, dove uh-huh. Dicevi che il ferro, com'è che era? Il ferro meteorico non ha nessuna differenza dal ferro, però fa figo dirlo, no? Dicevi sì, esatto, in soldoni il concetto è questo. A livello di composizione chimica qualche piccola differenza c'è, però fondamentalmente non è che sia un ferro più efficace per produrre un'arma. È stato probabilmente il ferro meteorico una delle prime fonti di ferro che i nostri antenati hanno avuto a disposizione, sulle quali hanno potuto cominciare a lavorare, a modellare. Però appunto questa idea del ferro che arriva dal cielo chiaramente, cioè, è molto suggestiva, e quindi l'idea di avere la spada di ferro celeste, wow, che figata, sono il più ganzo di tutti. Però in pratica, insomma, cioè non è che cambia sto granché. Però cioè, questa cosa che dici tu è divertente, perché è uno dei tanti inside joke che Sapkowski, l'autore di The Witcher, mette nelle sue storie. Lui ne fa tanti di questi giochini del genere, e a un certo punto, siccome, spiego per chi non sa, il protagonista di The Witcher è un cacciatore di mostri, Geralt di Rivia. Ma chi è che non sa queste cose? Stiamo Serena. Offendendo i nostri ascoltatori. Proprio chi è che non sa queste cose? Io taccio stasera. No. Quando ho finito di leggere il tuo libro, Michele, io subito ho pensato: questo potrebbe essere a rischio, questo intero libro potrebbe essere a rischio spoiler per chi negli ultimi 20 anni è stato rintanato sottoterra, non ha visto niente di nulla. Una cupola geodetica in Polo Nord, più o meno. Esatto. Vabbè, però. Ma ti vogliamo bene lo stesso, cioè non è un problema. Sì. L'hai scritto anche qui. Sì. Però appunto torniamo a noi, sì. Torniamo al caro Geralt di Rivia, che va in giro con due spade. Una è una spada d'argento, e anche qui si potrebbero aprire molte parentesi, che è particolarmente efficace contro le creature sovrannaturali. L'altra è una spada di acciaio, in parte fatta di ferro meteorico, o almeno che usa per le persone normali, fondamentalmente. Questo è quello che si dice. In realtà, a un certo punto, in uno dei libri, parlando con il suo fidato amico, il poeta, il bardo Ranuncolo, gli confessa che in realtà l'altra, cioè non quella d'argento, l'altra è una spada normale. Però lui dice che è di ferro meteorico perché, appunto, come dicevi tu,
fa scena, cioè, e siccome la gente lo paga per fare il suo lavoro, dice, mi pagano più volentieri se sanno che ho una spada fatta apposta per certe cose, che è più bella delle spade normali. Quindi insomma, la magia è negli occhi di chi guarda. Ma d'altra parte, questa cosa anche nelle altre cose che abbiamo nominato prima, sia in Magic che in Dungeons and Dragons, c'è sta cosa di mettere dei materiali a caso per fare delle armi a caso, è proprio, fanno, gli piace. Ormai è diventato un classico, non so se il Mithril di Tolkien è stato il primo, forse no, non saprei con precisione, però sicuramente è uno dei più famosi. Sì. E tra l'altro, visto che poi l'hanno ripreso. Infatti l'hanno ripreso in tanti, anche perché non c'era il copyright sul Mithril, mentre su altre cose inventate da Tolkien, tipo gli Hobbit, alcuni giochi e storie hanno cominciato a parlare di Hobbit e poi gli hanno detto no, non puoi. No. E infatti sono nati gli Elfling, che io detesto un po', però vabbè, pazienza. Vabbè. O anche il Balrog. Sì, no, c'è di peggio. Invece il Mithril no, infatti tipo in Dungeons and Dragons il Mithril c'è in molte altre ambientazioni. E qui è la cosa curiosa. Domanda, da ignorante. Il Mithril di Dungeons and Dragons quindi è lo stesso del Signore degli Anelli? Cioè c'è questo link tra... Idealmente ecco. Sì. Cioè, onestamente, non attualmente, allora. Non mi ricordo nel dettaglio se la descrizione che danno nel Mithril, in Dungeons and Dragons, in tutte le varie edizioni, eccetera, eccetera, è proprio la stessa cosa. Secondo me, ormai è talmente uno stereotipo del fantasy che a un appassionato che gioca non gli devi neanche più spiegare. È il Mithril, è figo, va bene, ok. E quindi ho un po' perso le tracce del Mithril originale, non so se fosse proprio identico come spiegazione. Tendenzialmente sì, c'è comunque un metallo molto raro, prezioso, che vale molto. È una sorta di metallo perfetto, ci puoi fare queste armature leggerissime che reggono molto bene agli impatti e sono facili da lavorare, sono facili da estrarre, tutto alla perfezione, che ovviamente non esiste. E tra l'altro la cosa divertente è che di queste cose, visto che io nel libro, per colmare le mie tantissime lacune, molti degli argomenti di cui devo parlare, tipo questo, la scienza dei materiali, ho fatto una chiacchierata con Stefano Zapperi, un fisico dell'Università di Milano con cui avevo già collaborato per alcune cose, proprio per avere un po' un parere un attimino più fondato sulla fisica dei materiali di cui lui si occupa. È venuto fuori che lui è un grande appassionato di Tolkien, quindi si è preso benissimo nel fare i paragoni fra il Mithril e i metalli che potrebbero essere simili al Mithril. Non ne esistono, spoiler, fine. Storia triste. Vabbè. Triste. Una cosa però, adesso che hai citato Tolkien, una domanda che volevo farti molto. Ma come ti viene in mente di calcolare le calorie per arrivare a Mordor? Allora, questa è una storia meravigliosa che io ho trovato in una finta rivista scientifica che si chiama, mi pare, The Journal of Interdisciplinary Research. Mi pare finta nel senso che è stata sviluppata in un'università americana, non mi ricordo quale, non lo ricorderò mai, vabbè, fa lo stesso, e come strumento didattico, cioè in pratica gli studenti che vogliono fare pratica con tutto il processo di elaborazione delle ricerche scientifiche e della loro pubblicazione partecipano a questa rivista. Quindi devono preparare un elaborato dove presentano una tesi, la svolgono, mostrano tutti i calcoli che hanno fatto per arrivare, quindi insomma una sorta di ricerca, però invece di fare la normale ricerca la presentano sotto forma di articolo scientifico specialistico, la mandano a questa rivista dove gli editor sono altri studenti che quindi valutano, e quindi tutti possono sperimentare le varie tappe del processo della peer review, la revisione fra pari su cui si basa la scienza moderna. E visto che l'importante è mostrare un metodo, i temi sono i più disparati, e c'è stato chi ha detto va bene, allora adesso calcoliamo quante calorie hanno consumato i membri della Compagnia dell'Anello per arrivare fino a Mordo, e quindi hanno fatto tutta una serie di assunzioni, quindi hanno calcolato il consumo di calorie di un umano normale, in un umano medio a riposo, poi l'hanno variato un po' per simulare il nano, l'elfo, gli hobbit,
chiaramente ci sono delle approssimazioni, perché anche Gandalf è considerato come umano quando umano non è. Quando no, ecco. Esatto. Non entriamo troppo nel dettaglio. Hanno calcolato poi il diverso tipo di attività, perché c'è il consumo calorico a riposo, poi c'è il consumo calorico in forte attività, tipo quando uccidi degli orchi o quando stai scappando lungo un fiume. Quindi hanno ricostruito un po' il viaggio, assumendo che tutti andassero fin dall'inizio alla fine. Di nuovo sono le approssimazioni, e sono giunti a calcolare più o meno qual è il fabbisogno, qual era il fabbisogno giornaliero, e quindi di quanto l'embas, il famoso pan di via elfico, che si dice che una galletta ti può sostenere per intera giornata, di quanto l'embas ci fosse bisogno, una quantità enorme, terrificante, adesso non mi ricordo nel dettaglio, però era tanto. E hanno anche calcolato che una galletta di Lembas è, non mi ricordo quante volte, più calorica di un etto di lardo, una cosa del genere. È bellissimo. Ci sono degli studi divertentissimi in quel giornale, veramente. La resistenza all'impatto dell'armatura di vibranio, di pantera nera, cioè tutta una serie di calcoli di questo tipo. Vedi. Quindi anche questo è un esempio di come la scienza, la ricerca scientifica di varie discipline prenda man bassa dal mondo del fantasy, della narrativa fantastica. È un esempio del fatto che i nerd hanno un sacco di tempo libero. Sì. Una quantità inverosimile, mi azzarderei a dire. Esatto. E quindi studiano e imparano cose. E va bene, vai Michele, vai avanti, non volevo interromperti. No, è che io cerco in questo momento di tenere freno il piccolo nerd che è dentro di me e evitare di fare in modo che questa puntata diventa tutta monotematica sul Signore degli Anelli e cose varie ed eventuali, e cerco di fare dire cose intelligenti. Poi invece arriva Enrico che mi smonta così, ecco. Sempre colpa mia, è sempre colpa tua. Ok, dai, andiamo oltre. Dai, altri argomenti oltre il Signore degli Anelli? Allora andiamo avanti, Serena, dinne uno. Ne dico uno io. Vai. Ciao a tutti. E Sonia è tornata, non era andata via. La domanda è questa, facciamo una domanda facilissima. La serie più scientifica che hai visto? Dai, così. Ecco, queste sono proprio e le quella domande... meno scientifica. Le domande secche che diventano subito un po' difficili. Allora, così su due piedi molto scientifica, mi verrebbe da dire Breaking Bad, al netto appunto di certe cose. Pensavo dicessi Big Bang Theory. Sì, Dottor anche. House, guarda, mi aspettavo Dottor House. Dottor House no. Io su Dottor House ho un po' una critica non tanto sulle conoscenze scientifiche che vengono portate avanti, ma è più una critica medica che scientifica, perché in Dottor House la medicina viene trasformata in un detective story. Il motto di Dottor House è che lui non gliene frega un tubo dei pazienti, cioè per lui è semplicemente un caso da risolvere. E in realtà la medicina... Poi c'è sempre tre malattie possibili, perché sono sempre tre malattie, quindi una plausibilità rasente lo zero. Quella volta che veramente fu lupus, quella puntata è epica. Però appunto è una visione della medicina un pochino ristretta, perché in realtà per i medici il fatto di osservare il paziente non soltanto per gli indizi che può dare, ma anche perché la cura comprende anche il paziente, non è soltanto una roba del tipo ho beccato il sintomo, ho risolto il tranello. Ma lì il fatto è che l'approccio della detective story funziona molto bene nella narrativa per raccontare la scienza, perché c'è tutto il processo di deduzione, di raccolta degli indizi, e poi alla fine l'illuminazione, ho capito. E spessissimo la scienza viene raccontata così, anche perché raccontare il processo scientifico vero e proprio, quindi tutta la parte di ricerca, fallimento, ricerchi di nuovo, fai un esperimento, lo sbagli, lo riprovi, lo sbagli, tutto quanto, posso capire, e lo dico avendo fatto ricerca per un po' di anni, che forse non sempre è una cosa così, così sexy da raccontare. Esatto. Catch è sexy, bravo. Però altre serie secondo me molto scientifiche, a me non era dispiaciuta Breaking Bad è un'ambientazione contemporanea, quindi è anche un po' più facile stare al passo. Di quelle che si discostano tipo The Expanse, anche se ho visto soltanto la prima stagione, però c'erano un sacco di riferimenti scientifici molto interessanti, anche soltanto sull'uso della gravità. Dimmi.
No, mi dicono che poi andando avanti è ancora meglio da quel punto di vista, cioè che la parte di attinenza alla scienza migliora e aumenta. Però non l'ho vista, me lo dicono, cioè, ce l'ho lì come altre 400 serie. No, infatti, io magari potrei approfittare di questi giorni di resto a casa magari per riprenderla, perché quella comunque al di là che era ben fatta anche come serie, però c'erano dei riferimenti, cioè erano interessanti perché erano sfruttati bene, per esempio la cosa della gravità, il fatto che persone cresciute, è ambientato su Terra, Marte e cintura degli asteroidi, persone cresciute in ambienti diversi sono abituate a una gravità diversa e quindi quando cambiano, chiaramente nel momento in cui vengono sottoposti a una gravità più forte, soffrono fisicamente, perché hai qualcosa che ti tira giù molto più di quanto i tuoi muscoli siano abituati a sopportare. Anche tutte le questioni del viaggio, degli spostamenti, anche lì, adesso salto di palo in frasca, voi fermatemi perché io sono un divagatore professionista, quindi questa cosa, i viaggi, se pensiamo alla fantascienza, quella proprio la space opera, pianeti lontani eccetera eccetera, il problema principale che avevano tutti gli autori era quello di far viaggiare i personaggi dal pianeta A al pianeta B, perché se hai tanti pianeti vuoi che i tuoi personaggi ci vadano, se no non ha senso avere migliaia di pianeti. Per questo venivano costruite le autostrade galattiche. Brava. Vedi che ha studiato, vedi che alla fine serve tutti i soldi che abbiamo speso per farti studiare proprio. Brava Serena. Grazie. 42. Questo è il momento in cui devo dire, sì, che io non amo molto la guida galattica per autostoppisti. No, lo puoi dire in questo podcast. No, in questa sede, okay. No. No. No, vabbè, faccio finta di niente. No, anzi lo dico, no, in realtà a me piace, però non la trovo così meravigliosa come nel fantastico umoristico. Vabbè, Serena ride perché questo discorso l'abbiamo già fatto molte volte, però nel fantastico umoristico per me Terry Pratchett è Dio e incontrastato, quindi effettivamente sono un attimo, come dire, è come Beatles e Rolling Stones. Cioè chi preferisce uno, chi preferisce l'altro, l'importante è non picchiarsi, insomma. Qua noi di solito preferiamo di più Douglas Adams, ma ci va bene anche Terry Pratchett. Certo, e in attesa della puntata su Terry Pratchett c'è una bellissima puntata che guarda caso è la numero 42. Sulla Guida Galattica del nostro podcast. Ok, andate a recuperare. Bravi. Torniamo al discorso che stavi facendo, Michele. Stavi parlando delle distanze intergalattiche, però non ho ancora capito dove stavi andando a parlare. Perché il punto è, ok, dobbiamo viaggiare da un pianeta all'altro, come facciamo? Autostrade galattiche. Allora, qual è il trucco con cui gli scrittori hanno sempre risolto questa cosa? L'iperspazio. L'iperspazio, quindi, che ogni volta viene definito in maniera un po' diversa, oppure i wormhole, insomma tutte queste varie trovate, però in genere l'iperspazio. Allora, l'iperspazio come funziona? Se tu guardi Star Wars, l'iperspazio funziona che tu tiri una leva e l'astronave viene proiettata in questo tunnel luminoso e poi riappare in un altro punto della galassia a grandissima distanza. Boh, basta, finita qua. A Star Wars non gliene frega niente di spiegare come funziona, non è il suo obiettivo, niente. No. Se guardi in Star Trek già si sbattono un po' di più per caratterizzare l'iperspazio, perché l'idea qual è? Stai viaggiando a una velocità superiore a quella della luce. Ok, un certo Einstein aveva detto che in realtà non si può fare questa cosa. Allora gli sceneggiatori si sono inventati un trucco per cui in realtà le navi di Star Trek nell'iperspazio non è che vanno più veloci della luce, sembra che vadano più veloci della luce, ma hanno questo motore a curvatura che, la spiego in maniera molto rozza per non perdermi nei dettagli, praticamente forma una sorta di bolla spazio-temporale intorno all'astronave e quindi l'astronave poi si muove all'interno di questo spazio un po' distorto, ma visto che spazio e tempo sono legati, riesce in una qualche maniera a evitare il limite della velocità superluminale, quindi sembra che stia viaggiando a velocità superiore a quella della luce, ma in realtà no. E questo è uno dei motivi per cui tanti dicono, infatti Star Trek è una serie fantascientifica seria, perché ci sono delle speculazioni che cercano almeno di essere plausibili. Qui poi io voglio molto bene Star Trek, però sì, si arriva fino a lì, poi dipende da quale serie delle svariate, però sì, ci provano un po'.
ci provano, anche se poi in realtà va detta un'altra cosa, che tutta la tecnologia inventata del motore a curvatura, che è molto ben studiata e molto ben curata, su altre cose tecnologiche di Star Trek si chiama la magia pura, per esempio il teletrasporto. Sì, perché è una cosa di quel tipo. Spiegazione. Sì, ma al di là della spiegazione lì non è neanche che siamo nell'irreale, ma è proprio gestito esattamente come viene gestito il teletrasporto in una storia fantasy. Ma ci sta, sì. Il fatto che in tanta fantascienza ci sono delle cose che sono, se tu le guardi, tu analizzi da un punto di vista puramente narrativo, funzionano esattamente come la magia in una storia fantasy, identiche. Pensa ai poteri psichici, è semplicemente un modo per introdurre gente che solleva le cose con la forza di volontà, che scaglia onde di energia, eccetera. Ci metti un po' di quello che in gergo si chiama il techno bubbling, cioè un po' di paroloni su neurocose, potenziamenti, eccetera, e diventa in quel contesto più credibile. Però è magia. Sì, è fatta così. Ah sì, 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 assolutamente. Ma quindi allora abbiamo detto che Star Trek è un pelo più scientifica, però non stiamo qua a considerarla proprio la scienza pura, che The Expanse è messa bene, che Breaking Bad è messa molto bene, e invece quella meno scientifica che hai visto? Cioè quella dove la scienza era trattata peggio, io immagino che lì stiamo andando proprio a sparare su non lo so, su un villaggio. Aspetta, facciamo così, un attimo. La domanda è stata posta, diamo a tutti quanti gli ascoltatori, anche a noi, un secondo per raccogliere le idee, sederci, perché potrebbero arrivare colpi al cuore. Io non voglio sentirmi dire che le mie serie preferite non sono scientifiche, non lo dire, ti prego, Michele. Però, ma ora rispondi liberamente. È che lì è difficile, perché sono, il bacino è potenzialmente così grande che ci potrebbe essere l'imbarazzo della scelta. Poi dipende anche dal livello di sensibilità, cioè. Ho fatto ridere Serena tantissimo. Allora, io pensavo al livello di sensibilità della persona che sta per sentire la tua risposta. Cioè, pensa se lui dice CSI. Niente, mi perdete per la prossima stagione, starò in un angolo a piangere. Aspetta, però tu, Michele, scusami, Michele, non è, cioè, è così normale? Serena, lei ride sempre. L'ultima puntata abbiamo chiesto se poteva ridere un po' meno e ha riso tutta la puntata lo stesso. No, ma lui lo sa, è quello il fatto. No, sono così completamente consapevole. No, allora no, in CSI l'unica cosa. Ma la bravissima. Aspetta, che vuole farmi male, fate silenzio, che vuole farmi male. Lo so, no, ma in realtà è soltanto una cosa. E poi non sono uno, non ho seguito tanto CSI, però anch'io. Una cosa, giusto perché l'ho provata, quando fanno le analisi dei campioni dei campioni di DNA, fanno questa mitica PCR, che è questo strumento, questo modo per amplificare il DNA in modo che da un piccolo campione puoi averne tanti per poterli analizzare in maniera più efficace. E in CSI, ma in realtà in tutti i film e serie di quel tipo, cosa succede? Di solito vedi uno che prende un capello, lo mette in una provetta, lo mette dentro la macchina della PCR e un attimo dopo hai il profilo genico, pam, così, perfetto. Ora, siccome io le ho fatte le PCR e le ricordo come uno dei momenti di sofferenza e frustrazione per il numero delle volte che ti venivano errori, cose che non capivi cosa era successo, contaminazioni, momenti in cui avresti voluto scagliare la macchina dalla finestra se non fosse che costava più di te stesso, cioè, e comunque ci voleva molto più tempo, ecco, ma giusto perché me l'hai detto tu, non l'avrei messa nelle peggiori, però grazie. No, è più facile se me ne dite voi una che avete in mente e proviamo a vedere quanto è terrificante. Se no, penso io. Io volevo capire un attimo per bene la domanda di un tipo. Cioè, tu stai pensando a una serie, tu indovina chi, che vuole essere scientifica, ma che alla fine sotto proprio no? Ma non necessariamente, no, il discorso è una serie dove, se viene trattata la scienza in qualche modo, o viene fatto qualcosa che potrebbe essere ricollegato alla scienza in qualche modo, viene fatto comunque male. Cioè, non sto parlando, possiamo anche parlare di Game of Thrones e dei draghi, se funzionano così, però non avrebbe senso quello, come su The Witcher, non parliamo dei draghi, ci interessa la sua spada. Beh,
Invece con Michele potremmo parlare tantissimo di Draghi. Va bene. Ma in realtà, giusto per Draghi chiudere... Draghi e Viverne, perché non sono la stessa cosa. Lo so. Non sono assolutamente la stessa cosa. Poco tempo fa. Brava. No, ma per chiudere il discorso di prima, in realtà dipende anche tanto appunto dagli obiettivi. Perché allora... Che una storia, che della fiction sia scientificamente inaccurata, cioè io me l'aspetto, perché se fosse scientificamente accurata non sarebbe fiction, ma sarebbe un documentario. Quindi delle approssimazioni mi sta bene che vengano fatte. Dipende un po', appunto, se la serie pretende di essere scientifica e poi spara dei siluri allucinanti, allora un conto. Secondo me il discrimine in quel caso è, cioè a me non piace neanche fare quello che ogni volta che vedo un errore alza il ditino, no, quella è una cosa che non va bene. Dipende un po'. Quelli simpaticissimi con cui bingiare le cose, sì, no, non è così. Senti, esatto. Proprio che uno dice, li vogliamo invitare quando ci rivedremo? Li vogliamo invitare stasera? No. Perché voi frequentate poco gli informatici, no. E quindi non avete avuto gli informatici con voi ai tempi di Mr. Robot. Io lavoro in mezzo agli informatici. Vi garantisco che è proprio la situazione in cui quella bit lì non era precisa, quindi sì, capisco, ecco, per dire che in realtà Mr. Robot è anche una di quelle serie che, ecco, questo è un ottimo esempio, si sforza di mostrare l'attività dell'hacker per quello che è. Sì, perlomeno non vedi come cos'era quella serie, Millennium. No, Millennium, che c'era Lisbeth Salander che veramente, no? Con lo Spectrum o il VIC-20 entrava nei sistemi della NASA digitando cose a caso, no, quantomeno il Mr. Robot. La roba peggiore era Swordfish. Sì, oddio, ho capito lì. Mr. Robot, come diceva Michele, fa vedere quello che un hacker fa. Sì. È come Big Bang Theory, che fa vedere che caspiterina fanno i fisici tra teorici e quelli che sono. Sperimentali. A me adesso sta venendo in mente un'altra serie, che è The Dark. Non l'ho visto. Io non ho ancora visto. Sonia? Che ha visto solo Serena, praticamente. Netflix la vuole togliere perché ha avuto una visualizzazione. Mi hanno detto i parecchi che è molto bella e stavo sentendo che ne parlavano oggi, cioè oggi nell'ultimo episodio, nell'ultima puntata di Last Podcast on the Left, ne parlavano bene. Allora, però... io devo ancora vedere la seconda stagione perché ho fatto una fatica bestiale a vederla prima. Mi hanno detto che la seconda è ancora più complicata della prima, quindi devo fare un rewatch per forza per cercare di capire con le mie modeste capacità intellettuali. Ma premessa che io di fisica so poco e nulla, più nulla che poco. Però mi è capitato di leggere delle recensioni di The Dark, dove tutto il marasma di scienza che sta dietro la meccanica quantistica e la fisica quantistica è servita tantissimo per creare delle trame narrative. Mm-hmm. Ok, no, è che vedo le facce distorte, quindi non riesco a capire su quale piega stiamo arrivando, ma non lo so nemmeno io, quindi cercherò di finire. No, quindi la differenza tra una scienza di Mr. Robot e una scienza di The Dark. Mr. Robot appunto vuol far vedere qualcosa. In The Dark è utilizzato, diciamo, dietro le quinte. Mm-hmm. Sì, ho capito cosa intendi. Cioè che è più un motore narrativo con una cosa che viene mostrata, in quel senso? Sì, sì. In quel senso lì. Quindi... No, ci sta. Ma ti faccio un esempio che secondo me può rientrare in questo senso. Interstellar. Ecco, guarda, lo stavo che non era ancora uscito stasera. Vai. Interstellar, tutti contro, cioè, Interstellar, che a me non è piaciuto, prima che cominciamo a discutere, io odio Nolan. No, io invece peggio, io adoro Nolan, ma Interstellar, boh, santo cielo, no, veramente. Cioè, c'erano dei momenti che proprio... Io me ne vado. Infatti c'è, adesso non mi ricordo più... Dove vuoi andare? Cosa vuoi fare? Stai buona, stai ferma lì, sedutina, bravi. Ho già sbattuto il ginocchio contro il tavolo, quindi niente, allora scusa, dicevamo Nolan sì, Nolan no, mandateci le vostre opinioni, ascoltatori, no, chi è per Nolan, non e chi mandatecele, no, non ce le mando, non ci importa. Enrico, sei asociale. Ma ecco, allora, in Interstellar, Interstellar.
Ecco, allora, tutta la parte del buco nero. Allora, hanno scritto dei paper scientifici che sono nati dopo il film, perché la ricostruzione del buco nero fatta in Interstellar è fighissima. Uno dice, grazie al cavolo, avevi Kip Thorne che un paio di cose sui buchi neri le sa come consulente scientifico, però ecco, è stato addirittura un film che ha generato, per fare quel film, è stata generata della conoscenza scientifica in più. Fighissima, è la scienza dietro le quinte che ti mostra un qualcosa. La stragrande maggioranza delle persone che hanno visto quel film, se il buco nero glielo facevi così o glielo facevi di un altro colore, se era fatto bene facevano wow lo stesso, quindi non è che cambiava, però è stata usata. Sì, ma usata. Dietro c'era Christopher Nolan comunque, cioè non dobbiamo dimenticare questa cosa qui, che Christopher Nolan è un po' esagerato. Non possiamo nel suo... dimenticare che c'era Christopher Nolan. Quindi non credo che Christopher Nolan fosse... Sì, non deve diventare un dibattito su Christopher Nolan, no. Mi interessava di più il discorso. Siamo stati a parlare di Dungeons & Dragons fino adesso, lascia che io ti espongo alla mia anti-Nolanite. Ascolta. No, ecco, no, però... se pensi invece a tanti altri aspetti scientifici che vengono fuori nel film... A me ogni tanto veniva un po' così, tipo la, adesso non mi ricordo neanche i nomi, figuriamoci, la figlia del protagonista quando a un certo punto fa quella classica cosa che c'è in tutti i film che appunto non sanno raccontare come funziona la scienza, che guarda questa lavagna piena di numeri, poi lavagne tutte fintamente disordinate, tutte scritte bene eccetera, poi si gira, lancia i fogli gridando Eureka perché ha capito, perché la scienza viene raccontata così, no? L'illuminazione, il momento di... E poi tante altre scene che anche scientificamente mi sembravano abbastanza un po'... ridicole, la sede della NASA segreta dove c'è il, se non ricordo male c'era l'ufficio dove viene ricevuto lui e poi dietro la porta c'è l'hangar di lancio dei missili, cioè queste cose un po' messe un po' lì così a caso, no? Che tra l'altro, parlando di lavagne, si può andare a parlare di Big Bang Theory, le lavagne di Big Bang Theory, a parte che non sono quelle di gesso quindi non hanno questo problema, però sono famose perché contengono tutte delle annotazioni vere. Io ho anche conosciuto una persona che aveva uno dei cui lavori era finito sulla lavagna di Big Bang Theory, ovviamente ne era molto contento. E anche lì è tutta una scienza dietro le quinte che il 99% delle persone non capiscono, perché la roba che c'è sulle lavagne di Big Bang Theory, ragazzi, cioè è tosta, non è una cosina. Però quanto è scientifico Big Bang Theory? Specialmente senza fare spoiler, l'ultimissima stagione. Quanto è scientifico complessivamente e quanto è stata scientifica la svolta dell'ultima stagione, senza fare spoiler? Che io non ho visto l'ultima stagione. Io mi sono... Quanto è scientifico Big Bang Theory? Io posso dire allora, che è molto nerd. È molto nerd, allora secondo me è scientifico nel senso umano del termine, cioè che mostra come, ti mostra uno spaccato di come funziona la scienza da dentro, ti mostra anche soltanto i litigi fra il fisico sperimentale e il fisico teorico che esistono nella realtà, chiunque abbia conosciuto almeno un fisico sperimentale o un teorico e li ha messi nella stessa stanza, dopo un po' finivano a discutere più o meno come succede in Big Bang Theory, tante cose sono estremamente credibili, ci sono molte battute che sono costruite proprio su anche l'odio per gli ingegneri, che quello però travalica al mondo della scienza e si estende anche al mondo dell'informatica, per esempio. Faccio un esempio a caso, eh? Bisognerebbe chiedere a Luca Perri su questo, che è estremamente ferrato sulla... Poverino, poi la gente ormai lo sa e glielo chiede tipo tutti i giorni, io credo che glielo chiedano tutti i giorni sui social, però vabbè. Beh, ma lui non mi sembra, ciao, che Luca, si faccia dei gran problemi a ribadire la sua antipatia per la categoria, quindi no. Cioè, tranquillo lui, la categoria tutta esatto. Io ho perso il filo, dove eravamo rimasti? Alle lavagne, no, non lo so. Alla scientificità di Big Bang Theory. Tu dicevi che Big Bang Theory è scientifico perché mostra il lato umano della scienza. Sì, mostra quello, ha sdoganato sia lo scienziato sia il nerd come figure forse un po' strane, ma ecco, forse ha calcato un po' troppo la mano sulla stranezza, mettiamola così. Perché poi gli scienziati riconosciamogli il merito di aver sdoganato un sacco di gente oltre a agli scienziati, nel senso, Big Bang Theory al di là di tutto sociologicamente è stato uno spartiacque, perché prima ci menavano nerd di qualsiasi tipo, adesso
ci menano un po' di meno e tutti vogliono essere noi. Poi sicuramente punto di vista scientifico lì forse è stato più, se vuoi, anche magari un punto d'arrivo, perché comunque la scienza era comparsa prima in qualche modo in TV, no? E adesso sì, a parte le battute, già CSI aveva dato una considerevole botta alla cosa. Però poi sì, probabilmente il difetto, cioè il difetto, il limite grande di Big Bang secondo me poi è stato che ha cristallizzato i personaggi. Cioè se tu vedi The Office, Dwight Schrute, che è uscito mi pare 3 o 4 anni. Serena, cos'è questo commento? Dwight era uscito 3 o 4 anni prima e praticamente è Sheldon non scientifico, no? Uh-huh. È Sheldon semplicemente nelle sue stranezze. Quindi Sheldon, però Dwight ha un arco narrativo, mentre Sheldon inizia Sheldon e finisce Sheldon. Ma così sì, anche Leonard, e non parliamo degli altri due che sono proprio assolutamente comprimari. Quindi quello probabilmente è stato il grande limite narrativo, non gli ha dato l'umanità scientifica che invece avrebbero dovuto avere, perché gli scienziati in qualche modo, mi vengono in mente Grissom di CSI, ma ovviamente è partigiana la mia cosa, ma anche Sherlock della serie di BBC continuano a essere descritti un po' come, diciamo così, dei weirdo, vogliamo sì, usare questo termine? Sì, sì, sì. Okay. E forse sarebbe ora di fare anche questo salto di qualità in qualche modo, no? Sì, su questo sono assolutamente d'accordo. Io per appunto Big Bang mi sono fermato alla quarta stagione, forse perché cominciavo anche a sentire un po' questa cosa della cristallizzazione, non c'era, cioè era sempre è una scatola per gag, belle, tutto quanti, tutto quello che vuoi, però era sempre sì, quello. Sì, ad un certo punto anche molto chiamate. A certo punto beh, hanno dovuto chiamate, inserire tutte le donne perché non si sapeva più come andare avanti, c'erano loro 4 dentro una stanza, ha funzionato una volta, si chiamava Friends e basta, è pure invecchiato male, per cui no, non è vero che è invecchiato male Friends, no. E lì no, poi faremo una puntata sociologica, no, sul fatto che Friends erano tutti bianchi etero, upper east side, eccetera. Oggi non l'accetteremmo più, erano quando Enrico 90, non ci vede, non ci sì, fa sì. Quindi scusate, ho interrotto, dicevamo. No, io Michele volevo chiederti una cosa, attaccandomi a quello che ha appena detto Sonia. Quando è stato se c'è un momento in cui la scienza è entrata proprio a gamba tesa nel mondo pop come lo intendiamo noi oggi? Adesso non ti voglio chiedere qual è la prima serie TV, perché no, Sonia mi era dire CSI, la prima serie TV dove la scienza ha fatto la sua parte. Però allargando l'obiettivo, quindi anche nel mondo della letteratura, della narrativa, non voglio spoilerare e gettarti la risposta, però dove troviamo l'arrivo della scienza, cioè quando passa dal laboratorio alla narrativa, al mondo del fantastico, insomma, del non reale? Basta, adesso la smetto. Allora, non saprei tracciare un momento preciso, perché secondo me ci sono stati tanti momenti, cioè, o meglio, non è che c'è stato un momento, è stato un continuo filtrare di suggestioni, perché alla fine chiunque si occupa di fiction, di raccontare storie, gli autori comunque sono delle spugne che assorbono tutto quello che hanno intorno e poi lo rielaborano, e quindi a un certo punto certe cose prima o poi venivano fuori. Voglio dire, Verne non è che certe cose le ha tirate fuori dal nulla, ma se si va a guardare tutta la storia della fantascienza, del fantasy in generale, del fantastico, cioè andiamo indietro fino agli albori dell'umanità, c'è sempre stato un continuo passaggio da quel punto di vista. E certo, noi abbiamo iniziato ad avere un qualcosa che chiamiamo veramente scienza, come la intendiamo noi, la scienza moderna, a partire da un certo periodo storico. Fino al 1835 non esisteva il termine scienziato, per dire. Noi adesso identifichiamo la rivoluzione scientifica, parliamo di Galileo, parliamo di Copernico, parliamo di Newton, perché poi noi a posteriori prendiamo la storia e mettiamo dei paletti. C'è anche chi sostiene che in realtà anche questa rivoluzione scientifica è stata una cosa, un flusso continuo, non con dei momenti, insomma, con degli spike, con delle punte, così. E in tutti questi momenti queste cose venivano registrate dagli scrittori e dalle scrittrici, perché uno dei più grandi romanzi di proto fantascienza è Frankenstein. Adesso ce l'ho nella testa perché ci ho lavorato in questi giorni, però Mary Shelley è una che era una che conosceva bene i temi di cui si parlava all'epoca, e all'epoca
all'epoca si parlava di galvanismo, l'elettricità nei corpi. Probabilmente Mary Shelley aveva assistito agli esperimenti in cui davano la scossa a un cadavere, esperimenti che facevano in pubblico, davano la scossa a un cadavere, questo alzava un braccio, alzava una gamba. Cioè, immaginiamoci per la gente dell'Ottocento vedere una roba del genere. E lei queste cose le ha trasferite subito. Cioè, c'è tantissima scienza percepita in Frankenstein, per dire. La voglia. Quindi ti ho dato una risposta estremamente generica, tu volevi sapere una cosa più specifica, ma ahimè. No, io volevo che dicessi questa cosa qua, perché mi sono un po' rotta le scatole di sentire che da quel momento X arbitrario, perché parli con una persona a un momento, parli con un'altra persona in un altro momento, la scienza è diventata così bella, interessante, catch e pop da farci libri e serie TV. No, io sono molto d'accordo con te, con l'idea che appunto è stato un flusso continuo dagli albori dell'umanità, come dici tu. Ma semmai si può ragionare su un altro piano, nel senso che la scienza sta entrando sempre di più nel quotidiano adesso. Certo. E più ancora che la scienza è il linguaggio scientifico, perché se ci pensi, cioè, pensa a quante pubblicità usano termini scientifici, a caso, sparati a caso, perché quando vedi gli shampoo che ti sparano enzimi da tutte le parti, dici ma di che? Le macromolecole dovunque, nel cibo... Ci sono un sacco di questa terminologia che ci circonda sempre di più. Siamo sempre più consapevoli, essere anche chi non è interessato alla scienza, però la percepisce in una certa maniera. È chiaro che in questo contesto allora ci sta che anche gli autori che raccontano storie, che sono sintonizzati, perché anche loro sono persone come tutte le altre, recepiscono questa cosa e la restituiscono. E quindi trovi un sacco di scienza anche nei posti dove meno te l'aspetteresti, tipo appunto nel fantasy, ma nelle serie normali. E io spero che questo porti anche, quello che diceva Sonia, anche prima o poi finalmente a riuscire a raccontare degli scienziati che non siano il maledettissimo stereotipo dello scienziato un po' schizzato, strano. un po' strano e via dicendo. C'è un libro che è più un manuale, che si chiama Putting Science in Your Fiction. Ci avevo fatto anche un video sul mio canale, che è una raccolta di saggi curata da un genetista di cui non ricordo il nome, però un genetista americano. Ha raccolto tutta una serie di saggi di persone che spiegano, danno informazioni scientifiche su diversi temi, dalla medicina all'entomologia all'astrofisica eccetera, per aspiranti autori, tipo raccontate meglio queste cose. Ed è interessante vedere alcuni di questi esperti che scrivono, che dicono perché bisognerebbe spiegare bene la scienza nelle storie. Alcuni lo dicono semplicemente perché loro si irritano a vedere maltrattata la propria materia, tipo il medico che dice che ci sta, certo. Che ci sta fino a un certo punto, in realtà, perché questo potrebbe valere per chiunque, per qualsiasi categoria, anche non scientifica, perché è anche un... Sì, però questo è diverso da quello che dicevamo prima dell'alzare il ditino. No, lì quella virgola è sbagliata. Qui, cioè, si tratta anche di dare all'inizio di una storia un'immagine potenzialmente sbagliata di un'intera disciplina. Abbiamo citato House. Anche io, per quanto sia stata, tuttora sono una grande fan di quella serie lì, ma perché sono innamorata follemente di Sherlock Holmes, e quindi adorando Sherlock Holmes adoro Dr. House, quella medicina lì è una medicina a tratti distorta, a tratti rimodellata, perché c'è dietro la storia del detective che deve risolvere il suo puzzle. Se voglio vedere una bella serie TV sulla medicina, io mi guardo ER. Guardati Scrubs. Stavo General Hospital. Scrubs, secondo me. Non potete mettermi in testa di riguardare Scrubs di nuovo. Sono 8 stagioni, non ho tempo adesso di riguardare Scrubs. Però Scrubs, certo, secondo me, da quel punto di vista umano e scientifico, era molto più, pur essendo una serie comica. Sì. Però no, allora hai ragione, sicuramente. Infatti, secondo me, il punto lo azzeccava in uno di questi saggi una persona che parlava di problemi mentali. E lì giustamente diceva: bisogna stare attenti, perché raccontando la malattia mentale in una certa maniera, cioè male, come si fa molto spesso, si costruiscono degli stereotipi che rafforzano un grosso problema legato alle malattie mentali, cioè la stigmatizzazione.
perché se il matto lo rappresenti come quello che strabuzza gli occhi, che schiuma, per dire questa cosa che è abbastanza diffusa, questo falso mito abbastanza diffuso per cui soffrire di psicosi ed essere uno psicopatico sia la stessa cosa, quando sono due condizioni completamente diverse, molto diverse, ma pesantemente diverse, o anche il fatto che spesso i matti siano caratterizzati in quanto matti, non in quanto persone che hanno un disturbo mentale, ma che hanno anche tutta un'altra ampia gamma di un enorme spettro di sensazioni, di relazioni, eccetera, eccetera. E quindi infatti mi era molto piaciuta quella motivazione. Dico, su certe cose, tipo le questioni di malattia mentale, andrebbero raccontate meglio. Perché? Perché sì, per questo. Poi su altre cose posso capire che se anche uno non racconta benissimo la meccanica quantistica o la teoria dell'evoluzione, io sono biologo, in parte biologo evolutivo, quindi figuratevi quando sento parlare di questa specie più evoluta, un pezzo di me muore male, però capisco che è proprio la stessa cosa, vabbè, amen. Però ci sono tanti motivi. Mi è venuta in mente una cosa a proposito di malattie mentali viste, cioè trattate male, un film che forse non le trattava malissimo, però sinceramente non lo vedo da veramente tanto tempo, ma ricordo qualcosa di meno banale del solito, era, aspetta, come si chiama in italiano, un film con Michael Keaton, Quattro pazzi in libertà, con Michael Keaton, Christopher Lloyd, Peter Boyle e chi era il quarto? Ah, quello lì che non so chi sia, Stephen Furst. Non l'ho visto. Che non... È un film molto recente, dell'89, con questi quattro buoni sentimenti, però funzionava, dai. Sì, era carino, niente, sì, un filmetto, però era carino perché appunto questi erano quattro matti, diciamo così, in senso generale, che venivano, cioè, si trovavano per sbaglio fuori dalla clinica, ognuno con disturbi diversi. E quindi e si trovano fuori dalla loro clinica da soli, immersi nel mondo di colpo, senza nessuno che gli desse una mano. Ma era interessante perché avevano quattro tipologie di disturbi diversi e erano quattro cose diverse, non erano quattro matti tutti uguali, e nessuno era uno psicopatico classico, quindi secondo me quello non era male. Ma io ho in mente almeno un paio di esempi che vengono dal mondo dei giochi di trattazione, anzi addirittura forse tre esempi. Io come giocatore di ruolo sono sempre stato un grandissimo appassionato di vampiri, il mondo di Tenebra, e nel mondo dei vampiri l'idea è che esistono questi diversi clan di vampiri, ognuna con una sua particolarità. C'è un clan, quello dei Malkavian, che ha come particolarità che chiunque membro del clan soffre di un qualche disturbo mentale. Quando avevano fatto il libro dei clan dedicato appunto ai Malkavian, c'erano una marea di informazioni sulla malattia mentale proprio per raccontarla in una maniera approfondita, cioè per non fare il personaggio che lo stereotipo del matto, ma per fare una persona con un disturbo mentale e per giocarla, quindi c'è anche un grado di immedesimazione abbastanza forte. E questo è uno. Un altro esempio, ma questo lo cito soltanto perché non sono riuscito a provarlo, è un gioco da tavolo che si chiama Michael, che è tutto incentrato su un personaggio che ha 24, mi pare siano 24 identità diverse, e tu devi interagire con tutte queste identità. Purtroppo non sono ancora riuscito a provarlo, ma è uscito da quest'anno. L'esempio più bello, ma veramente più bello, e forse uno dei videogiochi più belli che io mi ricordi, si chiama Hellblade: Senua's Sacrifice. È un videogioco fatto da uno studio indipendente, ma con livelli qualitativi anche di grafica da videogiochi ad alto budget. È breve, non dura 8 miliardi di ore come i blockbuster. Buster, ne dura una dozzina, mi pare, ed è la storia di Senua, che è una donna che apparteneva al popolo dei Pitti, che vivevano nella Scozia al tempo dei Vichinghi, e sta viaggiando. Inizia con lei che pagaia su una canoa lungo un fiume, con tutta la nebbia intorno, una cosa un po' inquietante, e arriva in un luogo che è Hell, cioè diciamo l'inferno della mitologia norrena. Non è proprio Correll, è uno dei nove mondi, quello dove finiscono le persone che non muoiono in battaglia. Chi muore in battaglia va nel Valhalla, tutti gli altri finiscono lì, e lei va a cercare il suo amato che è morto ed è lì. Questa storia, anche molto inquietante, è costruita intorno a un aspetto fondamentale, e cioè che Senua soffre di psicosi,
e la sua psicosi diventa un elemento centrale, anche perché tutto gira, sia dal punto di vista narrativo ma anche da quello ludico, gira intorno a questa sua condizione. Per esempio, le sue allucinazioni in alcuni casi possono tornare utili per risolvere degli enigmi, oppure lei sente in continuo voci. Infatti suggeriscono di ascoltarlo con le cuffie, perché è stato registrato con un sistema audio particolare, l'audio binaurale, per registrare il suono a 360 gradi, e quindi hai le voci che ti si avvicinano, si allontanano, le senti intorno. Tutte queste cose sono, è bellissimo, è veramente super immersivo. In più c'è anche tutta una storia che riprende anche il tema della stigmatizzazione della persona che soffre di un disturbo mentale, e tutto questo è stato fatto perché gli autori si sono rivolti al Wellcome Trust, che è penso la seconda charity più grossa al mondo in ambito di finanziamento della scienza, che gli ha dato dei soldi per pagare dei consulenti scientifici, neuroscienziato, psicologi, associazioni di pazienti, quei pazienti che raccontavano com'era vivere con la psicosi. Infatti nei titoli di testa il primo nome che compare è quello del consulente scientifico, ed è tutta una cosa, è veramente incredibile, un lavoro. Contanto che poi è un gioco, non è uno di quei giochi che ti vogliono a tutti i costi spiegare che cos'è, non, cioè è proprio un gioco dove vai avanti, ti meni con delle creature, risolvi enigmi, cioè è molto dinamico, bellissimo. Vedi, però anche questo caso qui, questo del videogioco, come già citato ma non apprezzato Interstellar, cosa mostra? Mostra che se dietro c'è una accuratezza tale per cui c'è, cioè proprio la voglia di riportare le cose fatte per bene, per immedesimare tanto il giocatore, lo spettatore, il lettore, in un qualcosa dove la scienza proprio c'è tanto e deve venirne fuori, i risultati si vedono. Sì. Sì, 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 sono d'accordo, anche perché secondo me sta maturando sempre di più anche un pubblico che vuole quel tipo di cose. E una delle tesi che provo un po' a portare avanti nel libro è proprio che, siccome adesso, anche grazie a Big Bang Theory, è stato molto sdoganato il nerd, ci si è resi conto, e lo vediamo dal tipo di film, serie che escono, che adesso il nerd è un target ideale per tutta una certa industria cinematografica, di serie TV, di giochi, e quindi questo tipo di pubblico ha una particolarità, cioè i nerd nei confronti delle loro passioni hanno, sto generalizzando un concetto enorme come quello di nerd, quindi mi perdonerete qualche approssimazione, però hanno un approccio estremamente analitico nei confronti delle loro passioni, la voglia di sviscerarle, di andare a vedere come funzionano, cosa c'è dietro, che sia un gioco, che sia una storia, un approccio molto sistematico. E questo, insomma, la scienza ha un approccio vagamente sistematico su queste cose, quindi c'è anche un po' un pubblico che vuole un certo tipo di cose, e quindi ci sono anche autori che sono sempre più interessati a metterci cose scientifiche, anche quando magari sanno che non tutti le colgono direttamente, tipo le lavagne di Big Bang Theory, tipo il buco nero di Interstellar, o tipo queste cose che ho citato di Hellblade, ma comunque ti fanno sentire più, danno un qualcosa di più alla storia che stai raccontando. E questa cosa della sistematicità poi tu la riporti anche nel tuo libro, nel discorso della magia, che la magia non è a caso ma è sistematica. Per essere credibile in quanto magia deve avere una sua sistematicità. Sì, esatto. O meglio, deve, dipende anche lì dalle esigenze della storia. Questa non è una cosa che dico io, questo l'aveva un po' teorizzato Brandon Sanderson, scrittore. Io non amo molto Sanderson come scrittore, ma come diciamo teorico di questi aspetti fa delle riflessioni molto interessanti. Lui dice: se in una storia i personaggi, i protagonisti, cioè quelli con cui il lettore, lo spettatore, quel che è, si immedesima, risolvono alcuni snodi della trama grazie a una magia, allora sarebbe opportuno che quei lettori, quegli spettatori sapessero un po' come funziona la magia. Perché se no, se la magia funziona in una maniera che è totalmente oscura e a un certo punto uno si cava d'impiccio con la magia, vabbè, facile, cioè sembra un po' il Deus Ex Machina che interviene. Saprebbero far tutti, esatto. È una cosa un po' inaspettata. Invece se gliela spieghi, allora gli dai gli strumenti, che è la stessa logica della detective story. Cioè la soluzione è quando ci arrivi, poi tu ti rendi conto che comunque gli indizi erano disseminati lungo tutta la storia. Se la soluzione arriva a caso, se un punto salta fuori uno, ah, è stato lui, ah, beh,
grazie, cioè rimane molto insoddisfacente. Però sì, se la spieghi, in quel senso allora la magia sistematicizzata con un po' di regole e tutto può diventare anche una marcia in più, una fonte di creatività, anche una magia un po' diversa dal solito. Se invece i personaggi non risolvono le cose come la magia, come Frodo non ha bisogno di magia, ci arriva con le sue forze. Infatti nel Signore degli Anelli la magia non è mai spiegata, è una roba oscura che resta sullo sfondo, che nessuno sa veramente come funzioni. Vero. E ci gioca anche Tolkien su questa cosa. C'è un momento in cui gli hobbit cercano di sapere dagli elfi come funziona la loro magia, e a parte il fatto che gli elfi la loro non la chiamano magia, perché per loro non è magia, e lì proprio c'è Tolkien che strizza l'occhiolino, perché fa dire all'elfo: adesso non ho tempo di spiegarti, però c'è, e capisci che è il frutto di una tecnologia, fondamentalmente è un artigianato, però Tolkien non te lo spiega, e così tu continui a non saperlo, e tutte le volte che succede qualcosa di magico tu strabuzzi gli occhi e dici wow. Però lo accetti, leggendo Il Signore degli Anelli lo accetti. Ah certo, poi vabbè. Che forza. Vabbè, ti sta bene e ne vorresti altri tre. Volume. Ok. Sì. No, tre cose. Sì, sì, sì. Tre Tolkien. Tre Tolkien, va bene. Tre Tolkien, va bene. No, perché no? Allora, però a questo punto è passato un po' di tempo. Altri 9 Signore degli Anelli? No, Serena no. Beh, mi sono già bastati 3 Hobbit che sono stato uno strazio, quindi non parliamo, non si parla di queste cose. Non si tocca, ragazzi, la regola, non si parla del film del Signore degli Anelli quando è presente Enrico. Ci sono delle regole semplici in questo gruppo, no? Non si parla male di CSI e non si parla male di Peter Jackson. Facile. No, ma io Peter Jackson lo stimo tantissimo, la trilogia del Signore degli Anelli è bellissima. Lui che non lo stima. Ah, lui non lo stima. Sì, qui c'è un problema molto. Non è che non lo stimo, è che ha fatto una schifezza. Parleremo in un'altra puntata. No, ma ha fatto una schifezza e avrei delle ore di argomentazioni da dire. Allora Michele, io faccio un attimo gli onori di casa. Quando Enrico inizia a parlare del Signore degli Anelli, io mi incavolo parecchio, perché io sono d'accordo con lui fino a un certo punto. Ma non importa. Lo so. Basta. Sonia, riportaci all'ordine, se no tiro fuori Jar Jar e inizio a litigare con Michele. No. Aspetta, che una volta avevo un campanello di quelli da Downton Abbey, non lo trovo più. Va bene, sentite una cosa, io però ho un problema, a questo punto vi devo lasciare perché devo andare a vedere tutto quello di cui ha parlato Michele. Quindi è stato bello, è stato un piacere, ci vediamo fra un anno. No, però una cosa, dovrai tornare, Michele, per spiegare quella piccola differenza che non spiegheremo adesso, è un cliffhanger. Fantastico. La piccola differenza tra Draghi e Viverne. Va bene. Che io la so, però è troppo facile se lo dico io, non viene bene. Va bene, allora facciamo una puntata sulla biologia dei draghi. Fatta. Andata. Fatta. Così siamo tutti felici. Intanto, Michele, come ti trovano chi è arrivato a questo punto del podcast? Chi è sopravvissuto finora? Nessuno. Chi è sopravvissuto? Si aggiunge al Monte Premi il contatto di Michele Bellone sui vari social e mondo dell'internet. Esatto. Non è nel Monte Premi, cercatelo, lo trovate su Instagram. Sono su Instagram. Instagram non è proprio il mio strumento. La tua casa ideale. Sì, sto cominciando adesso un pochino a orientarmici, però mi ci trovate. Okay. Sono su YouTube, il canale si chiama Michele Bellone, le linee grigie. Linee grigie è il mio nickname ovunque, quindi in realtà mi si trova abbastanza facilmente con quello. Canale YouTube ancora piccolino, però pian piano ci sto dietro, quindi un po' di queste storie le si trova. E poi nell'outernet, definizione che l'altro giorno ti è piaciuta molto, del mondo reale, Michele Bellone di nuovo ha pubblicato con Codice Incanto, storie di draghi, stregoni e scienziati, che è veramente un libro bellissimo. Grazie. Con Licia Truisi che fa la presentazione, quindi butta via. Dovevamo farne anche uno dal vivo di presentazione, però come potrete immaginare è saltata. Però confido che poi riprenderò con il mio intensissimo programma, che avevo un book tour veramente abbastanza estenuante questa primavera, e non vedo l'ora di riproporlo nell'outernet il prima possibile. Speriamo che sia presto, perché non lo sappiamo, perché questa puntata uscirà il 30 aprile, quindi quando ci ascolterete chissà cosa succederà il 30 aprile. Speriamo di essere fuori. Speriamo di essere fuori, sì. Ma noi stiamo registrando nel pieno del lockdown, chiamiamolo lockdown, anche perché non mi viene un termine in italiano corretto.
e quindi della chiusura di tutto, e quindi siamo tutti a casa, per quello che ci viene facile fare le puntate lunghissime. Ma teniamo aperte le nostre menti. Certo, allora ringraziamo di nuovo. La mancanza d'ossigeno si fa sentire, direi. Sì, che è ora di chiudere. Sì, ringraziamo di nuovo Michele, grazie Michele. Grazie, grazie Michele. A voi, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie Michele. E gli ascoltatori cosa diciamo? Che ci risentiamo tra 15 giorni? Sì, dai. Una volta, questa non ve l'ho detta, una volta parlando con Andras, peraltro quando Andras Gabor Pinter, che è uno degli host dello European Skeptics Podcast, forse quella volta che mi avevano intervistato quando è partito il podcast nostro, mi hanno domandato: ma perché dite ogni 15 giorni? E io ci ho messo un po' così, a capire. Perché ci ho messo un po' a capire. Perché in realtà sono 14. E siamo noi italiani che diciamo 15 giorni, così vi regalo questa cosa qua. E bene, dopo questo è stato bello, ci sentiamo tra due settimane. Adesso ne parliamo. Grazie a tutti. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao.